Ciao popolo blu cerchiato, qui è Gilles di Meme Sampdoria che vi parla. Oggi facciamo una bella top 10 sui 10 migliori allenatori della storia della Samp. Però abbiamo preso in considerazione, diciamo, dagli anni 90 in poi, perché quelli sono quelli che sono riusciti a seguire meglio. Quindi, beh, ragazzi, che dire, tanta carne al fuoco. Specifichiamo, la maggior parte saranno allenatori che hanno vinto qualcosa o che comunque hanno giocato bene, hanno fatto giocare bene la squadra in Serie A. Se siete curiosi di sapere chi sono questi allenatori, mettetevi comodi e godetevi questo bel video. Iniziamo col botto, ragazzi. Decimo posto per Sir Claudio. King Claudio. Claudio Ranieri. Secondo me uno degli allenatori italiani migliori al mondo in questo momento. Esagerato. No, sul serio. Ha preso in mano una squadra in crisi che dopo 7 giornate aveva solo 3 punti. 6 sconfitte e una vittoria. In 7 partite un risultato orribile, una dirigenza praticamente assente, squadra in crisi. Ranieri li ha presi tutti per le orecchie, li ha fatti ragionare, gli ha fatto capire l'importanza della maglia che indossano e li ha portati a una salvezza che all'inizio sembrava impossibile. Con 4 giornate d'anticipo, ragazzi, partendo con l'Eris titolare, non so se ci spieghiamo. Guardiola, prova te a giocare in Champions League con l'Eris titolare, poi ne riparliamo. Onore a Claudio Ranieri, ragazzi, onore a quest'uomo. Posizione numero 9 per un altro grandissimo allenatore. E chi se non Giampaolo? Grande Giampi. Un allenatore straordinario, una persona favolosa che ha sempre dimostrato un grande affetto per la tifoseria blu cerchiata, che lo ha sempre cambiato di questo grande amore. Perché? Perché Giampaolo ha fatto dell'umiltà il suo marchio di fabbrica, ma è stato molto intelligente, ragazzi. Pensiamo ai talenti che ha fatto esplodere. Bruno Fernandes, Chic, per non parlare di quel tridente, ragazzi. Torreira, Prat, Linetti. Mamma mia. Quanto mi manca questi tre insieme. Ma poi non solo, pensiamo anche a Skriniar, Andersen, tanti derby vinti. Veramente Giampaolo ci ha regalato tante belle emozioni. Peccato non essere mai riusciti a vincere niente di concreto, nessun trofeo o qualche qualificazione europea con lui, perché sarebbe stata una degna coronazione. Adesso, anche se è sul Torino, personalmente io gli auguro un grandissimo in bocca al lupo, perché se lo merita. Grande Giampaolo. Cominciamo a salire la classifica, andiamo all'ottavo posto dove c'è Walter Novellino, un grande allenatore, anche lui molto strategico. Beh, che dire, nel 2002 quando Garrone rilevò la Samp, cosa fece? Samp era in B. Quella è la prima cosa per riportare una squadra in Serie A. L'allenatore, prende un allenatore che abbia un'idea precisa del progetto per riportare una squadra in Serie A. Chi meglio di Novellino? Grazie anche alle grandissime giocate di quel fenomeno di Flacchi, la Samp subito in quell'anno tornò in Serie A. E l'anno dopo, grazie anche a Novellino, una bella qualificazione per la Wii. Beh, niente male. Bravo Walter. Settima posizione per un allenatore un po' sconosciuto ma molto interessante. Renzo Olivieri. Perché l'abbiamo inserito? Semplicissimo, perché si chiama come mio nonno. Ma sto scherzando. Renzo Olivieri è un allenatore chiamato da Mantovani nell'81 per portare la Sampdoria dalla Serie B alla Serie A. In un anno l'ha fatto. Semplice. Olivieri ha un grandissimo merito, ha consegnato a Bosco quella che è stata la squadra che poi ha vinto lo scudetto, quindi non è da sottovalutare, è stato un grande tecnico. Ci stiamo avvicinando alla vetta e adesso andiamo alla sesta posizione con Beppe Iachini, ragazzi, una persona straordinaria nel cuore, dentro il cuore dei tifosi blucerchiati, perché un allenatore così non si può non amare. Straordinario, ha fatto una cavalcata pazzesca dalla Serie B alla Serie A, insperata quasi, perché a metà stagione nessuno più ci credeva quasi. Quando Iachini ha preso in mano la squadra erano tutti svogliati, tutti già consapevoli che non saremmo mai riusciti a tornare in Serie A, e invece ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a raggiungere i playoff al sesto posto e poi abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo vinto meritatamente i playoff, ha fatto festeggiare tutti i tifosi blu cerchiati in piazza Kennedy. Una serata fantastica di inizio giugno con quel gol a Varese di Pozzi. Penso che rimarrà impressa nella nostra memoria. Grande Beppe. Quinto posto per uno degli allenatori più amati dalla Samp, anche un grandissimo ex giocatore della Samp, Siniša Mihajlović, ragazzi, un allenatore straordinario che ha fatto della sua grinta come giocatore, come allenatore, il suo marchio di fabbrica. Un uomo straordinario con tante sfortune in malattia, ma le ha sempre vinte tutte. Grande Siniša. Da allenatore con la Samp ci ha fatto vincere 2 derby importantissimi, uno col gol, quello di Maxi Lopez, l'altro quello di Gabbedini che è fuori gioco. Dispiace. Mihajlović è stato in grado di portarci in Europa League
in maniera meritatissima. Favolosa quella Samp. Peccato non essere riusciti a dare continuità, ma veramente chapeau a un grandissimo allenatore. Grande Sinisa. E adesso ci avviciniamo sempre di più alla zona calda della classifica. Siamo al quarto posto, dove mettiamo Gigi Del Neri. Grande Del Neri. Partiamo prima con una piccola pecca. Qualche anno dopo è andato ad allenare le Rumette. E lì... Ci sei sceso un po' in basso, Gigi. Però, che ci vogliamo fare? Gigi Del Neri, comunque, un grandissimo allenatore. Che anche se è rimasto solo un anno alla Samp, ha fatto qualcosa di straordinario. Ha portato la Samp in Champions League, ha fatto esplodere completamente di qualità il duo Cassano e Pazzini, che sono stati meravigliosi. Ricordavo tantissimo Vialli e Mancini. Che dire, Del Neri, tanta roba. Sulla panchina della Samp quell'anno è stato davvero tanta, tanta roba. Allora ragazzi, prima di andare ai primi tre, una piccola pausa. Abbiamo deciso di menzionare altri tre allenatori molto molto bravi, che hanno fatto comunque molto bene sulla panchina della Samp. Abbiamo deciso di mettere Mazzarri, Bernardini, che è stato anche lui un ottimo allenatore, e qui tutti gli amanti e gli appassionati del MR Moscia si preparino, perché è il momento di Heriberto Herrera, anche lui un grandissimo allenatore. Quindi complimenti anche a questi tre. Medaglia di bronzo a Iraldo Monzeglio, un allenatore poco conosciuto ma molto importante, perché teniamo conto di una cosa: la Samp è nata nel 1946. Benissimo, nel 61, quindi 15 anni dopo, Monzeglio, allenando la Samp, l'ha portata in Europa. È stato il primo allenatore della Samp a portare la Sampdoria in Europa. Quindi ci ha dato molta credibilità a livello nazionale e europeo. Può sembrare poco, ma in realtà non lo è. Quindi un grazie enorme, immenso, a questo grande allenatore che ha scritto una pagina importante della Samp. E adesso, medaglia d'argento, un altro allenatore che probabilmente in tanti non conosceranno, Eugenio Bersellini. Perché? Semplicissimo, lui è stato il primo allenatore a portare in casa Samp un trofeo. La Coppa Italia del 1984-85 si giocava addirittura la doppia finale, quindi stiamo parlando veramente di epoche fa. C'era ancora quel Milan di Maldini, ragazzi, quindi stiamo parlando di un Milan tosto, duro, difficile da battere, ma che noi in quella doppia finale siamo riusciti a sconfiggere. Quindi complimenti anche a questo grande allenatore, che merita un posto speciale in questa classifica e una bella medaglia d'argento. Ragazzi, al primo posto chi è scontato, però noi vogliamo dirlo, Ciro Ferrara. Boskov, ragazzi, Boskov, beh, che c'è da dire, ha fatto un'impresa straordinaria. Quelli erano veramente gli anni d'oro del calcio italiano, c'erano squadre straordinarie, il Milan, la Juventus, il Napoli di Maradona, l'Inter, insomma, era un campionato pazzesco quella Serie A, tutti fortissimi, eppure il campionato l'ha vinto la Samp. Tutti bene o male conosciamo la storia di Boskov, ma adesso facciamo una cosa, scriveteci voi nei commenti qua sotto qualcosa legato alla Samp di Boskov, perché può sembrare poco, ma sapere di aver vinto uno scudetto grazie a una grande squadra, a un grande allenatore, ha un grandissimo significato per una società come la Samp e soprattutto per i tifosi. Quindi fateci sapere voi, avete qualche bel ricordo di Boskov? Se sì, scrivetecelo qui sotto, siamo curiosi, interagiamo tra di noi, fateci sapere i vostri, fateci sapere se vi è piaciuto questo video, se volete altri video di questo format, cosa vi piace, cosa vi interessa, e noi vorremmo accontentarvi tutto. Fino alla prossima è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao popolo blu cerchiato!